Buonasera dall'Icaro Sport Stadium. Questa sera di fronte per la seconda semifinale del primo trofeo che gioco il calcio, Cattolica Calcio e Delfini. Queste le formazioni in campo per il Cattolica Calcio con il numero 1 Federico Bartolini. Con il numero 2 Simone Binda. Con il numero 3 Brian Briscu. Con il numero 4 Nicolò Cecchini. Con il numero 5 Andrea Gudenzoni. Con il numero 6 Daniele Luppoli. Con il numero 7 Federico Mancini. Con il numero 8 Filippo Mariani. Con il numero 9 Lorenzo Semprucci. Con il numero 10 Matteo Tirincanti. Con il numero 11 Tommaso Venerandi. Allenatore Marcello Bartolini. Per i Delfini Rimini, con il numero 1 Giacomo Baroni. Con il numero 2 Diego Morri. Con il numero 3 Petrit Slava. Con il numero 4 Simone Gaddoni. Con il numero 5 Edoardo Cappelli. Con il numero 7 Mattia Sorioli. Con il numero 8 Mattia Esposito. Con il numero 9 Matteo Carlini. Con il numero 10 Federico Pezzi. Con il numero 11 Simone Nencini. Allenatore Fabio Ceschi. A tra poco per il fischio d'inizio. Il programma è offerto da Banca Malatestiana. Isol Casa. Soluzione Acqua. Ancora buonasera, eccoci, tutto pronto per la seconda semifinale. Ieri il verdetto ha mandato in finale la Polisportiva Junior Coriano, che ha avuto la meglio di un solo punto sul Sant'Arcangelo Calcio. È stata una semifinale bellissima, siamo sicuri che anche quella di questa sera sarà altrettanto bella e ci auguriamo combattuta così proprio fino all'ultima domanda, o quasi, perché insomma sono quelle sfide che ci piacciono di più, risolte all'ultimo. Però dobbiamo prima presentare le due società che sono arrivate a questa semifinale, che sono Cattolica Calcio e Delfini Rimini. Per il Cattolico questa sera abbiamo un mister particolare, perché Marcello Bartolini, che nella vita fa l'avvocato, è in realtà non un dirigente né un allenatore, ma un genitore. Quindi è qui in qualità di genitore e di super tifoso di questi ragazzi, vero? Buonasera. Sicuramente super tifoso. Sicuramente super tifoso. Un super tifoso un po' particolare, perché so che ovunque giochi il Cattolica viene accompagnato da questo standardo storico che tu... Sì, abbiamo collegato, diciamo, i colori del Cattolica con quelli della Roma, quindi giallo e rosso. Da lì siamo andati all'Impero Romano, quindi lo standardo con, diciamo, la dicitura Ludus, Legio e i numeri romani 2006, con l'aquila sopra lo stemma del Cattolica. È una cosa che quando andiamo in trasferta è apprezzata, non tanto dalle controparti, ma diciamo da noi sicuro. Beh, però ammirevoli, insomma, che certo, ci sia anche certo, perché loro sono dei condottieri, diciamo, no? A sua volta, insomma, e hanno bisogno, insomma, di questo standardo che li rappresenta, insomma. Quando vinciamo, poi, insomma,
apriti cielo, insomma. Com'è la vita, Marcello, del genitore che accompagna? Perché è una vita che abbiamo po' in tanti, io, mi ci metto anch'io. Io ancora non so distinguere un fuorigioco, diciamo. Mio figlio, no? Fortunatamente sì. Mio figlio sì, lui mi ha avvicinato al calcio, io lo accompagno da 3-4 anni. E poi questa gara, questo fatto anche di stare con questi giovani ragazzi, insomma, mi ha veramente, insomma, così, insomma, interessato oltremodo, e li seguo. Poi dopo, man mano, insomma, non facciamo altro, tra virgolette, che vincere, scherzo. e quindi alla fine, quando poi arrivi in finale, insomma, in semifinale, il gioco è vincente. È un po', adesso forse ci capisco un po' di più, fuori gioco no, sto attento anche ai regolamenti, quindi se c'è qualcosa, insomma. Ma tanto la cosa più importante è che quando la palla varca la linea di porta è gol, quella è la cosa più importante. Sì, salvo che il gol venga annullato, insomma, e quindi mi ha trasferito questa passione, e li accompagno molto volentieri, e ci dotiamo anche di una tromba, insomma, abbastanza sonora, e anche a volte un megafono con della musica, a seconda, insomma, delle partite, dei campi che affrontiamo, insomma, ecco. Insomma, siete quei genitori per la controparte, diciamo, per gli avversari un po' fastidiosi, quelli che fanno molto rumore. Dopo ci regoliamo, quando cominciamo a vincere 3-4-0 siete un po', ecco, stiamo più tranquilli, perché vincere ma non stravincere è il nostro motto, questo sicuro. Bene, mi fa piacere, insomma, che ci sia questa attenzione. Adesso scherzo, comunque ancora siamo in finale per 3 tornei, insomma, in questa stagione. È vero, quindi, poi dopo mi farò raccontare anche le ragazze, perché ce n'è una già sabato, vero? Sabato, avete già un torneo. Sabato, domenica. Ma siete in finale proprio? Sì, loro sono, è una combinazione, loro hanno la finale sabato. Questa è una cosa. Sì, torneo di cattoliche, è una combinazione, sì. Torneo di cattoliche, e quindi oggi vi affrontate qua in semifinale? E poi questa sfida, insomma, Fabio, una sfida nella sfida col cattolico. Sì, tutta la settimana. Tutta la settimana, che parte oggi e finisce poi nella fine settimana. Oggi li studiamo, diciamo, sotto il profilo. Fuori dal campo, sì. Sotto il profilo caratteriale. Emotivo, esatto. Bene, bene, molto bene. Fabio, invece tu sei uno dei padri, no, posso definirti così, anche se sei ancora molto, molto giovane, però sei uno dei padri di questi delfini che, insomma, sono una società importante nel nostro territorio, così come il cattolico ovviamente per la regina, è una società che è in grandissima crescita, una crescita sia a livello organizzativo che a livello anche di numeri dei ragazzi. Grazie. Perché, lo dico io, ma perché lo so, perché lo dicono i fatti. Noi siamo molto contenti dei numeri che abbiamo, e non solo dei numeri, siamo contenti dei ragazzi, che sia a livello tecnico e sia soprattutto quello che si preme di più è una crescita del personale, una crescita singola del ragazzo che noi speriamo di accompagnare da bambino fino a diventare un ragazzo. E deve essere una crescita sia dentro al campo che fuori. Noi a questa cosa ci teniamo tanto, insomma, quindi cerchiamo di portare avanti un pochino tutte e due le cose. Siamo contenti naturalmente se hanno dei risultati, ma non è sicuramente da quello che valutiamo il ragazzo, l'annata in particolare, insomma. Quindi è un complesso di cose. Noi ci teniamo appunto che ogni bambino, ogni ragazzo che viene da noi possa avere il suo percorso. C'è chi cresce prima, c'è chi cresce dopo, non deve essere un problema questo per noi, noi dobbiamo accompagnarlo nella sua crescita. E per accompagnarlo fino in fondo avete deciso anche di fare una prima squadra, no? Una prima squadra che al primo colpo è stata promossa dalla terza alla seconda categoria e che tra l'altro è in finale di Coppa, anche di terza categoria, con il San Bartolo. Tra l'altro giocheremo allo stadio Romeo Neri, sì, il venerdì 1 giugno, sì. E stiamo organizzando anche una cosa particolare con tutti i ragazzi del settore giovanile, e speriamo di coinvolgere più persone possibili, perché per noi la prima squadra è proprio il risultato finale di tutto un lavoro che è stato svolto precedentemente, quindi la prima squadra rappresenta un pochino tutto il lavoro che c'è per loro, insomma. Diciamo, naturalmente siamo contenti di aver vinto il campionato, e quindi diciamo che la giornata di venerdì 1 giugno potrebbe essere proprio la ciliegina, insomma. Diciamo che è l'approdo finale, no? La prima squadra, ed è una prima squadra ricca di giovani, ci sono anche
tra virgolette, i vecchi marpioni, che insomma tra l'altro sono anche degli ottimi giocatori, degli ottimi maestri anche in campo, però insomma io ricordo anche quando a calcio.basket vengono gli ospiti, sono venuti ospiti di terza categoria, insomma descrivi Delfini come una squadra sì con qualche elemento sicuramente di spicco e tantissimi giovani però molto molto interessanti e promettenti. Sì, noi siamo partiti inizialmente all'inizio dell'anno proprio con quest'idea. Non è stato facile riuscire a farlo, però arrivare alla fine dell'anno con 5 o 6 ragazzi che tra allievi o comunque ragazzi che sono cresciuti totalmente da noi hanno esordito in prima squadra, hanno giocato da titolari, si sono tolti le loro soddisfazioni, per noi è stata una cosa veramente grande, insomma, è stata una soddisfazione enorme. Ma questa sera abbiamo due società che sono state promosse, perché la vostra è salita dalla terza alla seconda, ma ricordiamo insomma la grande promozione trionfale dalla promozione all'eccellenza, una categoria sicuramente più adeguata al blasone, alla storia della Cattolica Calcio, che insomma potrà ambire anche magari, speriamo, in futuro a qualcosa, a un salto ulteriore, perché insomma una società che ha anche conosciuto la Serie C, una società che insomma sicuramente in promozione ci stava male, adesso almeno in eccellenza, Marcello, no? È stata centrata dalla prima squadra questa certo. Promozione al termine di una bella cavalcata trionfale. Non era iniziata benissimo la stagione, poi il cambio di mister, l'arrivo di Mirko Giorgi, è una squadra che poi è riuscita a vincere. È un buon traino e loro diciamo cercano di andare dietro, insomma, alla squadra principale. Ecco, anche questo è importante. Siamo contenti. Allora, il primo applauso di questa serata, ragazzi, lo chiedo a voi per le vostre prime squadre che hanno centrato la promozione. Lo facciamo le prime squadre. E adesso vediamo chi di voi meriterà l'applauso finale di questa sfida, perché iniziamo a giocare, iniziamo ad assegnare i punti e lo facciamo con il nostro Fantacalcio. Vediamo come ve la siete cavata in qualità di allenatore per il Cattolica. C'è Buffon in porta, 6. Koulibaly, 6,5. Alexandro, 6. Skriniar, 6. Douglas Costa, 6,5. Perisic, 6,5. Amsic, 6. Brozovic, 7,5. Icardi, 10. Higuain, 6. Dzeko, 6. Per un totale di 73 punti, quindi equivalenti a 2 gol per i Delfini. Gomis, 5,5. Bonucci, 6,5. De Vrij, 5,5. Cancelo, 7. Caleon, 11. Milinkovic-Savic, 8. Grassi, 10,5. Felipe Anderson, 10,5. Milik, 10. Insigne, 9,5. Icardi, 10. Insomma, tra centrocampo e attacco l'avete azzeccata, 94 punti, 5 gol, 5-2 per i Delfini nel Fantacalcio. Complimenti alla scelta, siete stati insomma degli allenatori davvero superlativi. Devo dire, la difesa tanto, però dal centrocampo in su eccezionale. Allora, andiamo a vedere i primi 3 punti per i Delfini, subito il nostro aggiornamento nel punteggio anche in grafica. Qui è ovviamente facile perché Cattolica 0 e Delfini 3, ma è solo la prima sfida. E adesso iniziamo a giocare anche in studio, cosa dite? Iniziamo a giocare. Allora vediamo come ve la cavate con il nostro Facce da Campioni. Primo gioco, dovrete scoprire il campione. Sono 3 i giochi in cui dovrete scoprire il campione, i campioni che si nascondono, in questo caso i campioni, dietro a qualche indizio. In questo caso vedrete una faccia, un mostro formato dalle facce, dalle parti ovviamente di 3 facce, di 3 campioni, e mi dovrete dire tutti e 3 i giocatori, mi raccomando. Avrete una sola possibilità. Pronti sulla pulsantiera? Andiamo con Roberto Bianchi in regia a far vedere il nostro mostro. Il Cattolica si prenota. E
e Balotelli. Douglas Costa, Matuidi e Balotelli. Andiamo a vedere se avete indovinato. Sì. Ed è giusto! Primi tre punti anche per il Cattolica. Allora, Cattolica, voglio sapere da voi velocemente il vostro giocatore preferito. Kanté. Ci sta pensando? Non è un giocatore preferito, ci pensa dopo, facciamo dopo. Allison. Vai, ci sono. Cutrone. Ci ha pensato? Nainggolan. De Gea. Vieni avanti. Dybala. Ronaldo. Neymar. Dzeko. De Bruyne. Neymar. Benissimo, invece il vostro, Delfini? Douglas Costa. Suso. Neymar. Douglas Costa. Lloris. Douglas Costa. Bonucci. Handanovic. Suso. Icardi. Insomma, mi sono fatta anche un'idea di quelle che possono essere le vostre squadre, dopo mi racconterete. Adesso però andiamo ad assegnare altri punti. Come ve la cavate con i risultati? Li sapete, seguite tutti i campionati, sì, siete pronti? Tutti no. La Serie A sì, eh? La Serie A sì, eh? Quelli europei li seguite? Sì, più o meno. Sì, un po' sì, eh? Voi, Cattolica? Sì. Sì. E allora andiamo a vedere quante ne sapete, quante ne sai? Voglio sapere risultato e marcatori di queste tre partite. Sempre pronti con la pulsantiera, con il dito sulla pulsantiera per prenotarvi. La prima partita è Chievo-Benevento. Delfini. 1-0, gol d'inglese. 1-0 per chi? Per il Chievo. Eh beh, per il Chievo, no? È assegnato inglese, per forza, no? Ed è giusto! Un punto per i Delfini. Pronti per la seconda? Genoa-Torino. Cattolica. 1-2. Iago Fal... No. Pandev, Iago Fal... Che... Proprio sul suono me l'hai detto, eh? Ed è giusto! Attenzione, un punto per uno. Qui siamo... Più svegli. Perfetta parità. Adesso andiamo fuori dall'Italia. Ma è una partita che secondo me avete visto prima di quanto abbia visto io, insomma. Quanto sta? Me lo dovete dire voi. Io vi dico la partita. Il punteggio? Il punteggio lo vediamo subito dopo questa manche. Secondo me siete in parità. Vediamo adesso, perché avete vinto una sfida a testa. Andiamo con Barcellona Real Sociedad. 1-0, gol di Coutinho per il Real Madrid, per il Barcellona. Anche perché era Madrid, era difficile, era Real Sociedad. 1-0, sì, Coutinho in gol per il Barcellona, punto per il Cattolica. E adesso andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. Adesso sì, lo possiamo vedere. 5 Cattolica, 4 Delfini. Bellissima sfida per il momento, continuate così, continuiamo a giocare e andiamo a vedere come ve la cavate con il regolamento del calcio, con Vai col fischio. Allora, chi è qui l'esperto di queste due squadre del regolamento, quello che dice no, era così, no, avrebbe dovuto ammonirlo, no? Chi è? C'è qualcuno? Sei tu l'esperto? Allora mi raccomando, avvicinati al capitano per suggerire. Lì che abbiamo invece? Ecco, anche tu, avvicinati al capitano. Mi raccomando, eh? Siete... Allora, innanzitutto vi chiedo, vi piace questo, cioè il fatto che sia stato introdotto il VAR o la VAR, che ancora dobbiamo capire bene come si... Sì, vi piace? Ma li sta evitando degli errori oppure no? Perché io continuo a sentire polemiche. Col microfono. Secondo me alcuni errori ci continuano ad essere. E cosa si può fare allora per evitare di farli? Mi
Migliorare, ma gli arbitri che sono dietro lo schermo oppure quello che è in campo? Anche l'arbitro e nel vedere anche l'immagine. Quindi anche l'arbitro, che ovviamente deve essere un arbitro che si deve specializzare, che ci stanno specializzando diversi arbitri. Per voi invece cattolica? Cosa dite? VAR sì o VAR no? Sì. VAR sì. Sì. Che cosa si può migliorare? Se si può migliorare qualcosa o se va già bene? Sì. No, col microfono, dite. Devi assumerti le tue responsabilità sulla Lazio, dicevi? Devono imparare a uscire ad andare a guardare il VAR quando serve, non a caso. Ah, ecco, questo potrebbe essere un miglioramento. Che tu volevi dire una cosa sul anche VAR? Più spesso. Certe volte, quando serve, non lo usano. Quindi, insomma, in ogni caso, quando secondo te, quando c'è una decisione un po' controversa e quando è previsto dal regolamento, sarebbe meglio ogni tanto, no? Andare a vederlo, insomma. Un'occhiata in più non guasta. Però non si allungano troppo le partite, eh? Non diventano, si spezzettano troppo. Va bene, vi dà fastidio com'è? No. Andate solo per me. Meglio una partita giusta? Beh, è giusto, mi sembra. Allora, vediamo allora voi come vi siete preparati sul regolamento per questa semifinale. Sono punti pesanti, anche perché la sfida è molto equilibrata. Sono domande con tre risposte, B o C, mi dovete dire qual è quella giusta. Ovviamente mi potete anche dire la risposta corretta prima, ma deve essere perfetta, insomma. Quindi, l'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra i calciatori e lo staff tecnico è consentito? A. Solo tra capitano e allenatore. B. Solo durante intervalli. C. No, mai. Delfini. B. Non è corretta. La C. Ed è giusto. Sì. No, mai. Non si possono mai utilizzare i sistemi elettronici. Solo tra, ovviamente, la terna può utilizzare questi strumenti, ma non si può utilizzare, insomma, tra giocatori e staff tecnico. Seconda domanda. Un calcio di punizione può essere eseguito alzando il pallone con un piede? A. Sì. B. No. C. Solo se si tratta di una punizione diretta. Si può alzare il pallone? Sì. Non è la risposta esatta. B. 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 Loro hanno detto C. Voi dite B? Sì. La risposta giusta è? È A. È A. Come, non si può alzare il pallone? Si può alzare. Quando tirano sotto l'incrocio lo alzano il pallone, no? Dicevo che alzavano e poi tiravano. No, si può alzare. Alzando il pallone con un piede si può alzare, si può fare anche lo scavino, no? Sul rigore si può fare anche lo scavino, cioè lo scavino, chiamiamolo adesso. Si chiama in tutti i modi. Va bene, allora andiamo con la terza e ultima domanda di questa quarta prova. Durante l'esecuzione di un calcio di rigore, chi lo esegue può fare una finta? A. Assolutamente no. B. Cattolica? A. Assolutamente no. Non si può fare una finta. Allora, posso completare la risposta per voi? Non è corretta la A? B. Sì. C. Sì, ma fino a che non ha completato la rincorsa. C. Chi dice B? Quanti dicono B? C. Voi dite tutti C? Lui B. Tu B? È C. Tra l'altro hanno anche cambiato un po' questa regola per... Allora, un punto per i Delfini. Andiamo a vedere l'aggiornamento. Vediamo quanto sta. 6 cattolica, 5 delfini. Molto molto bene. Allora, siete vicini nel punteggio, ragazzi, siete quasi pari. Quinta prova, questa è l'unica prova di abilità reale, perché
palleggiamo. Come? Adesso? Ecco qua, allora andiamo a vedere i due palleggiatori per anche andare a capire chi ha vinto tra i due. C'è uno dei due palleggiatori, c'è in studio? Chi è? Vieni, vieni, vieni avanti allora, fatti vedere. Ma che bravo. 1,10, molto bene. Luca Sammarini, vero che era in distinta ma purtroppo per un problema non è riuscito a venire, Fabio? Però un grande palleggiatore però. Palleggia bene. Palleggia bene, molto bravo. L'altro ce l'abbiamo qui. Allora, raccontaci un po'. È stato il tuo record questo o riesci a fare qualcosa in più? Ci ho provato ma era stato il mio record. È stato il tuo record? Cioè di palleggi no, però di tempo sì. Quindi, insomma, sei abbastanza contento, dai, anche se questa sfida l'hai persa, però... Sì. Vabbè, l'altro, insomma, avresti dovuto fare un super record per superarlo, Quello Delfini è stato molto bravo, molto, molto. Benissimo, allora, 3 punti per i Delfini. Andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. 6 Cattolica, 8 Delfini. Il sorpasso, perché la prova valeva 3 punti. E allora a questo punto... Con questa semifinale, in grande equilibrio sempre, perché ci sono ancora tante prove, ci fermiamo. Si chiude qui il primo tempo della sfida, tra poco il secondo. Restate con noi. Eccoci qua. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo e allora con l'aiuto anche della grafica andiamo a vedere che anche questa, come quella di ieri, è una semifinale all'insegna del grande equilibrio. Vediamo il punteggio che vede il Cattolica a quota 6 e Delfini a quota 8. Hanno proprio sull'ultima prova operato il sorpasso, ma ci sono ancora tanti punti perché siamo a metà della sfida. Intanto vedo ragazzi che avete approfittato dell'intervallo per levare anche, perché fa caldo nello studio, negli studi televisivi, fa caldo, allora vedo adesso che siete rimasti praticamente tutti in maglietta, giustamente, perché anche io sono in giacca e sto praticamente mi sto sciogliendo. Allora, pronti per il gioco? Sì. Adesso andiamo a giocare con l'ABC del calcio. Il nostro computer ha selezionato 2 rose, una ovviamente per ogni squadra, sono inserite in grafica in ordine di numero, di numerazione. Dovrete invece dirmeli e dirmi i nomi in nome alfabetico. Avete 90 secondi di tempo per mettere in fila il numero maggiore di nomi. Se sbagliate, io vi dirò ovviamente quando la risposta è corretta o quando è sbagliata, dovrete ripartire da capo. Allora, potete anche, sì, se c'è qualcuno più abile per la prova potete anche cambiare. Allora, iniziamo con il Cattolica. Siete pronti? Sì. Andiamo a vedere qual è la rosa che dovrete mettere in ordine alfabetico. Non cognome. Con il cognome, ci sono solo i cognomi. Questo di chi è? È l'Atalanta. Allora, siete pronti? Sì. Facciamo partire i 90 secondi per il Cattolica. Berisha? No. Barrow? Sì. Berisha? Sì. Cristante? No, da capo. Barrow, Berisha? Sì. Castagne? Sì. Cristante? No. Barrow, Berisha? Sì. Castagne? Sì. Cornelius? Sì. Cristante? Sì. Daron? Sì. Freuler? Sì. Gollini? Sì.
Gosens. No, da capo. Barrow, Berisha. Sì. Castagne. Sì. No. Cornelius. Sì. Cristante. Sì. Deron. Sì. Freuler. Sì. Gollini. Sì. Gomez. Sì. Gosens. Sì. Petagna. No, da capo. Barrow. Sì. Berisha. Sì. Castagne. Sì. Cornelius. Sì. Cristante. Sì. Deron. Sì. Vi siete fermati a 10, a Gosen. Era Hans. C'era l'H. Mi avete fatto un salto in avanti. Allora, non è male, eh? Non è male, eh? Delfini, siete pronti? Sì. Vediamo chi c'è per voi, eh? Vediamo che squadra è stata selezionata. Il Napoli! Albion. Pronti? 90 secondi per i Delfini. Albion. Sì. Allan. Sì. Kayekon. Sì. Maggio. No, da capo. Albiol. Allan. Sì. Sì. Kayekon. Sì. Diawara. Sì. Amsic. Sì. Isai. Sì. Giorginio. No, da capo. Albiol. Allan. Sì. Kayekon. Sì. Diawara. Sì. Amsic. Sì. Yusai. Sì. Insigne. No, da capo. Albiol, Allan, sì. Kayekon. Sì. E Amsic. No, da capo. Okay. Albiol, sì. Allan, Kayekon. Sì. Diawara. Sì. Amsic. Sì. Yusai. Sì. Ce n'è uno. Era Koulibaly, c'era Koulibaly. Vi siete fermati a 6. Il Cattolica invece è arrivato a 10. E allora i 3 punti vanno al Cattolica. Controsorpasso, che sfida! Andiamo a vedere quanto sta. Andiamo a vedere il punteggio, 9 Cattolica, 8 Delfini, partita strepitosa, degna di una semifinale. Allora, Delfini, ditemi la vostra squadra del cuore. Juve. Milan. Juve. Inter. Milan. Inter. Juve. Milan. Abbiamo 5 juventini, vero? Sì. Quindi ne mancano anche molti. Ah, ne mancano sì, beh, di quelli studio. Ah, siete una squadra di juventini? Ma è richiesto dal mister, non lo so. No, veramente no. No, il mister. Ah, proprio del Torino, proprio siamo andati dalla parte opposta. Esatto. E hai praticamente mi hanno detto che mi hanno confidato che gli altri sono tutti della Juve. No. Infatti st'altranno non resterà nessuno di quelli della Juve. Quindi cambierete tutto, dovrete rifondare il settore giovanile dei Delfini. Va bene, Cattolica. Inter. Milan. Roma. Milan. Juve. Inter. Roma. Juve. Cesena. Qui abbiamo un po' più di varietà, nel senso che sono un po'. Però ci sono diversi romanisti. Ma romanisti perché sono gli stessi colore cattolica, per quello? No. Ti piace, no? No, no, no.
ditemi. Soprattutto il tu che mi hai detto Milan, tu, vero? Ecco, prendi il microfono. Mi hai detto Milan, come per dire. Non eri? Non ti è piaciuta la stagione? È andata male? Per quello dici? Dici purtroppo quest'anno abbiamo un po' sofferto. Ti piace però Gattuso? Sì, Gattuso dai, meglio con te. Però sei contento che sei stato confermato o avresti preferito qualche altro? Sì, no, meglio lui. Bene, bene. Allora, andiamo avanti con il nostro gioco. E attenzione perché questa è una prova difficile per chi la farà, perché è la prova del nostro gollasso. Già sapete in che cosa consiste: c'è un gol che vedrete, il gol è commentato da me, comunque da chi fa la cronaca del Rimini, quindi le dirette del Rimini. Andiamo a vedere un gol, tra l'altro, importante per questa pool scudetto. Poi vedremo, insomma, se sarà l'ultimo di questa stagione o meno. È probabile. Con Ambrosini che ha realizzato questo bellissimo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Allora, guardatelo, sentite bene i nomi e poi me lo commenterete voi. Pallone per la battuta! Che gol! Che gran gol! Che gran gol! E allora, l'autore dell'assist, quindi dalla bandierina, va Righini. Il gol è di Alex Ambrosini. Siete pronti? Iniziamo con voi, Delfini. L'avevate visto questo gol? No. Non guardate il Rimini? Te lo guardi. Allora, scusate. Allora, perché voi siete di Rimini, voi il cattolico lo guardate solitamente, no? Guardate le partite cattoliche, i gol del cattolico, sì. No. Voi il gol del Rimini, quanti guardano la partita del Rimini? Io sempre. Ah, quindi okay, lui bravissimo sempre, poi qualcuno così e così, Bisogna guardare la squadra della propria città, Allora, andiamo. Pronto per il commento? Quando vedi le immagini puoi partire. Silenzio per favore. Righini si prepara per battere il calcio d'angolo. Arriva la palla in mezzo. Tiro. Gol di Ambrosini. Ambrosini, Ambrosini. Grande gol questo. Golasso. Hai fatto il ruffiano riprendendo il titolo del gioco, Perché questo non ti darà punti in più, lo sai, Cattolica, anche per te, quando vedi le immagini puoi partire. Attenzione, Righini, sciabolata tesa! Ambrosini! Mamma mia, incredibile, proprio lui! Che gol! Eccezionale! Una perla, ragazzi! Ambrosini! Oh, devo dire la verità, mi sembra di sentire Piccinini! Cioè, non mi sembra di sentire Piccinini qui? Bravi tutti e due, ma devo dire che questa imitazione di Piccinini mi è piaciuta in maniera particolare, quindi do 3 punti al Cattolica, 2 perché sei stato comunque molto bravo, ai Delfini, e un applauso a tutte e due. Andiamo a vedere l'aggiornamento nel punteggio. Eccolo qua, 12 Cattolica, 10 Delfini, è una sfida davvero eccezionale. Allora, visto che abbiamo appena fatto anche la prova dei telecronisti, qual è il vostro telecronista preferito? Ne avete qualcuno? Nessuno, perché urlano troppo. Urlano troppo? Non ti piacciono quelli che urlano? Va bene. Male, perché anche io sono uno di quelli che urlano. Va bene se è della MotoGP? Ah sì, può essere di qualunque. Meda ti piace? Che urla poco invece, vero? Uno che urla poco. Piccinini ti piace? Adesso arriva anche da voi Delfini. Meda ti piace? Crudeli. Oh mamma mia, dove andiamo a parare? A me è Meda. Meda, cioè seguite tutti praticamente la MotoGP piuttosto che seguire il calcio? Caressa? Niente, non c'è qualcuno? Un altro, gli autogol, sono bravi. Gli autogol, sì, sono divertenti.
ai miei tempi, ma anche adesso, insomma, anche faranno anche mondiale, anche la Jalappas, eh. Sono tanta roba. Caressa. Caressa, sì. Piccinini. Piccinini, vi dividete un po' tra Caressa e Piccinini, ma molti seguono. Voi seguite proprio la MotoGP, eh? Quanti la seguono la MotoGP? Io ce n'ho un altro. Tutti praticamente. Delfini, voi? Stefano Nava. Pardo. Caressa e Bergomi. Mm-hmm. L'accoppiata. Piccinini. Caressa e Bergomi. Caressa. Caressa e Crudeli. Che crudeli. Pardo. Caressa e Bergomi. Bene, qui abbiamo insomma... Piccinini. Abbiamo un po' più di prevalenza di Caressa Bergamo. Mi piace molto, insomma, Caressa Bergamo. Ma incide il fatto anche che siano voci che, non so, sono in qualche videogioco per caso? Sì, incide, video. Perché alla fine sentite più quelle del videogioco che quelle reali, magari, sì. Vero? È così. Allora noi andiamo a giocare. Tanto i delfini si sono prenotati per la risposta, perché vogliono giocare a Indovina Chi? Eccoci qua. Allora, questa è la seconda manche di Scopri il campione. Questa volta vi darò qualche indicazione, quindi sulla sua carriera, quindi può essere la data di nascita, il numero di maglia, quindi qualche indicazione. Voi avrete a disposizione una sola risposta, sempre a prenotazione, quindi ditemi la risposta quando siete sicuri o quasi, insomma, che possa essere quello il nome. Prima indicazione. È proprio da intenditori questa, però so che voi lo siete. È nato il 10 dicembre. Non vi dico l'anno, ma vi dico il giorno. Perché ormai qualcuno non sa, capita anche, che qualcuno non sappia il giorno di nascita, non dico proprio, ma magari dei propri genitori, ma sa quello del proprio campione. Quindi potesse essere un'indicazione. Non vi dice niente però, vero? No. È stato vice campione del mondo a Brasile 2014 e vice campione d'America a Cile 2015 e Stati Uniti 2016. Delfini. Messi. E lui ha detto, è argentino. È argentino, ha detto Cile. Messi. Non è Messi. A questo punto i delfini non possono più rispondere. Il Cattolica può avere anche le altre indicazioni. Se siete sicuri potete anche premere prima. È cresciuto nelle giovanili del River Plate. Ultima indicazione, il suo passaggio dal Napoli alla Juventus fece scalpore. Gonzalo Higuain. Ed è giusto! Era argentino! Era sicuro, lo so. Non ha creduto neanche all'attesa. Ma perché, cioè, il passaggio dal Napoli alla Juve era un'indicazione, era proprio l'ultima frontiera. Un attimo, l'inganno. Allora, adesso ragazzi, voglio sapere, perché mi avete detto la vostra squadra del cuore, mi avete detto il vostro giocatore preferito, però voglio sapere anche voi come giocate, Cattolica, in che ruolo giocate, che piede, qual è il vostro piede, cosa vi piace più fare, segnare, parare, ditemi. Centrocampista centrale, sono di piede destro e mi piace fare i lanci. I lanci, quindi sei un regista? Sì. Un regista. Sono esterno sinistro. Sì. E sono destro e mi piace fare assist. Ti piace fare assist? Sono difensore centrale, sono destro e mi piace falciare. Ti piace falciare? No, aspetta, scusami, perché questo. No, dategli il microfono. Perché. La palla. Non è una cosa molto carina quella che hai detto. Perché gli avversari adesso, per dire, adesso voi che farete la finale contro di loro. Adesso sai già che quando ti avvicini. Guarda, ti avvicini, dico, chi è questo? Pasquale Bruno del Cattolica, questo, che arriva, ci gala. Stopper vecchio stile. È uno stopper vecchio stile. Ma è così veramente? Prende il pallone, non è che faccia altro. Prende il pallone è un'altra sempre. Cosa, però. Diciamo che è un po' come Vierkovud. Cioè, fallo gamba. Si fa largo. Ecco, qualcosa prende. Gli altri lo sanno e gli stanno distante. Qualcosa prende, benissimo. Sentiamo gli altri. Sempre davanti, perché sennò non vi si vede. Vieni davanti.
Sono difensore, di piede destro. Anche tu falciatore? No. 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 Non so, mi piace più chiudere le azioni avversarie. Beh, sì, giustamente, da difensore. Bravo, giusto. Giusto, giusto. Vieni sempre davanti, che sennò le teste davanti, guarda, non ti si vede, guarda. Alla destra, di piede destro, mi piace battere le punizioni. Battere le punizioni, la cosa che ti piace di più. Io sono portiere, di piede destro, mi piace fare i voli sotto l'incrocio. Hai detto niente. Pare anche rigori? Paro tutto. Pari tutto, bravo, giustamente. Siete avvisati per la finale, portierone? Io sono centrocampista centrale, mi piace fare gol. Fare gol. Quanti gol fai? Una partita, come media? Sì. Non è male? No, questa stagione ho fatto 30 più o meno. 30? Sì. Tanti allora. All'incirca. Ma è vero? Mi stai dicendo la cosa? Sì, 25. Sì, non sono il capocannoniere io. Non sei capocannoniere. Chi è il capocannoniere? C'è il capocannoniere? No, metti. Non ce l'abbiamo. Io sono il secondo. No, già me 37. Quante ne fate te di gol? Io 37. 37, te una trentina, comunque insomma segnate. Sì, sì. È una squadra che segna, eh? E se no, come si arriva in finale se non si segna e se non c'è il portierone che para, come si fa? Andiamo avanti. So giocare alla destra o esterno basso destro. Mi piace giocare bene con la squadra, fare passaggi, fare un bel gioco. E sei destro di piede? Chi manca? Vieni davanti, mi raccomando. Io sono terzino sinistro ma anche esterno sinistro e mi piace correre sulla fascia. E sei? Piede sinistro. Sinistro, quindi un mancino che gioca a sinistra. Io sono esterno destro o sinistro, sono di piede destro e mi piace fare assist. E sei esterno alto, quindi sì, ti piace giocare più anche davanti. Basso, però più alto. Più alto, ok. Io sono esterno destro, di piede destro e mi piace correre sulla fascia. Correre sulla fascia, insomma. Motorino. Abbiamo finito col Cattolica? Sì. Allora, da super tifoso, come sono questi ragazzi? Ben organizzati. Si sanno difendere, insomma, il centrocampo si sposta bene. Poi dopo abbiamo una punta che è Giometti, che non che sbaglia bello. Quasi mai. Non sbaglia quasi mai, Ed è risolutivo, insomma. Però ho sentito che ci sono anche altri che segnano un sacco. Sì, dopo la difesa combatte molto bene, se proprio passa un pallone, poi dopo c'è Spider Bart, che sarebbe il portiere. Che vola sotto l'incrocio. Che come un ragno riprende. E lo leva. E quasi, lo sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. Bene, quindi vi fanno divertire, insomma, siete contenti? Molto, molto, certo. E voi siete contenti di questi genitori super tifosi? Sì. Di sentire la trombetta quando fate gol, queste cose qua, vi carica questa cosa? Sì? Gli avversari ci dicono, ora questi con la trombetta. Facciamo in tempo a scendere in campo che già ci insultano, no? Già. Avete rotto io. Ah, quindi vi insultano per colpa loro? Sì. Cioè, è proprio vero che le colpe di padre ricadono sui figli, quando si dice. Andiamo a sentire anche i delfini. Io sono centrocampista centrale, di piede destro e mi piace impostare il gioco. Bene. Esterno sinistro, mancino e mi piace fare gli assist. Gli assist? Attaccante, piede destro e mi piace fare gol. Quanti gol hai fatto? Col microfono, prima di passarlo. Una trentina, sì. Quindi sono attaccante. Sì. Quindi attenzione, falciatore. Questo ha fatto una trentina di gol, Attenzione, Ce n'è uno che è peggio. Sì, chi è? Quanti gol ha fatto? Una cinquantina. Qui sarà anche. I due bomber non ce li abbiamo, ma sarà duello tra bomber anche, tra grandi bomber. Andiamo avanti. Vieni più dentro, ecco qua. Esterno destro, anche sinistro, di piede destro. Mi piace fare lanci lunghi. E giochi dietro, davanti? Giochi, sei esterno alto? Sì. E dove lanci? Però indietro dopo? No, lancio per in avanti, per attaccante. Quindi se uno che viene a prendere la palla e lancia davanti, è utilissimo per gli attaccanti. Io sono trequartista / punta centrale. Vienimi in avanti però, perché sennò ecco qua. Oh, fatti vedere. Io sono trequartista / punta centrale e mi piace scartare e fare gol. Fai anche assist? Sì, magari. Quanti gol hai fatto? Quest'anno pochi, sei. Pochini. Arriviamo alla doppia cifra? Sì, magari. Dai, adesso, 4 Cattolica alla prossima. Attenzione però, arriviamo. Attenzione che c'è il falciatore però, che dopo che ha fatto il primo,
Vieni sempre avanti, fatti vedere anche se sei alto. Gioco difensore di piede destro e mi piace salvare gol sulla linea. Ah, la tua specialità è quella. Quanti gol hai salvato quest'anno sulla linea? L'anno scorso due, quest'anno tre o quattro. Tre o quattro, quindi sei uno specialista proprio. Sì. Bene, bene. Sarà contento il portiere. Sono difensore centrale, piede destro. Mi piace lanciare per la nostra punta. Quindi un po' la Bonucci. Sì. Ma un... Diciamo. Sì. Noi lo paragoniamo specialmente a Bonucci. A Bonucci, perché? Sì, sì. Va bene, va bene. E faccio il portiere. Piede sei contento destro. Che il tuo compagno che... Molto. Sai che se ti supera il pallone magari c'è lui dietro. Ma della difesa sono contentissimo. Sei contento? E mi piace soprattutto fare delle parate e salvare il risultato. Anche tu voli sotto gli incroci? Dipende. Se dici se è bassa no magari, no? Se no pari anche i rigori? Come te la cavi? Non me l'ho ancora fischiato uno contro. Ah, ancora non è. In allenamento però se la cava bene? Sì, se la cava bene. Sì. Molto bene. Io sono centrocampista centrale o difensore e mi piace fare gli assist e sono di piede destro. Di piede destro, molto bene. Io posso giocare esterno destro o difensore e diciamo che mi piace fare un po' tutto. Quando ho la possibilità di tirare, cercare di fare gol e, oppure aiutare anche in difesa. Bravi, davvero bravi. Abbiamo completato anche i delfini. Come sono questi ragazzi, Fabio? Sono bravi. E poi soprattutto sono allenati da un ragazzo che si chiama Daniele Bucchi. Sì, che conosco bene, sì. Allenato anche mio figlio, tra l'altro. sono bravi perché sono bravi sia dentro che fuori dal campo. Un po' il discorso che facevamo prima. È un gruppo che parecchio che gioca insieme e nello stesso tempo anche quelli che arrivano si inseriscono bene, vengono accolti bene e quindi secondo me questo è merito di loro, insomma. È vero, è vero. E tra l'altro voi fate sempre una bellissima iniziativa d'estate, verrà replicata anche quest'anno? Sì, sì, faremo il calcio sotto le stelle, che è un appuntamento settimanale, lo porteremo avanti per 6 settimane, è un torneo che praticamente è gratuito perché ha un costo di 10 euro per tutta l'estate. Con anche la maglietta regalata, quindi con insomma... Con anche una maglietta regalata, sì. E le nazioni non si possono ancora dire, Simo, sono a sorpresa. Però lo diciamo, è un torneo dove c'è la maglietta della nazione che viene regalata. Sì, verrà fatto un sorteggio verso metà giugno, dopodiché le squadre vengono portate avanti sempre quelle per tutta l'estate. Si fa un vero e proprio torneo, insomma tutte giocano contro tutte ed è un torneo all'insegna proprio del divertimento, nel senso che si gestiscono tutto loro, non ci sono allenatori, non ci sono arbitri, noi naturalmente controlliamo che non succeda nulla, insomma, né all'interno della partita né insomma a loro, però si gestiscono tutto loro. Compresi i cambi perché devono giocare tutti. Compresi i cambi, giocano 7 contro 7, ci sono massimo 14 ragazzi, quindi se ci sono tutti e 14, tutti quanti devono giocare almeno un tempo. Dopodiché sta a loro. Benissimo, qualcuno l'ha vinto l'anno scorso? Sì, io un po' 2 anni fa, dai, però è bello, anche quando non vinci sei sempre felice di partecipare. È vero, è vero. Dimmi, sì. Io l'anno scorso sono andata in finale contro l'Argentina. Contro l'Argentina, però ha vinto l'Argentina? Sì, agli shootout. Agli shootout, sì. E ricordo perché c'ero anch'io, Sì. Mi ha fatto un servizio sulla vostra finale. Io invece sono arrivato terzo l'anno scorso con l'Olanda. Con l'Olanda. So, però molto, molto divertente, quindi non ci sono solo i mondiali, sì, esatto. Ma ci sono anche i mondiali. È un'iniziativa aperta a tutti, insomma, aperta non soltanto a tutti, sì, anche degli altri club. Lo dico bene perché mio figlio non fa parte dei Delfini, ma ha partecipato l'anno scorso ed era dell'Argentina, sì, sì, in effetti. Allora, pronti e continuiamo a giocare? Riprendiamo la nostra sfida, abbiamo un po' divagato, ma siamo nelle fasi culminanti. Riepiloghiamo il punteggio, che sennò dopo non ce lo ricordiamo. Andiamo a far vedere quanto si è equilibrata anche questa seconda semifinale. 15 a 10. Attenzione quindi Delfini, perché bisogna ricucire questo piccolo strappo, ma ci sono ancora punti. E allora, nona prova è la bottle flip.
Eccoci qua. Allora, un concorrente per squadra, o se volete potete anche fare un, avete 5 tentativi, potete anche cambiarlo. Solitamente è meglio uno perché prende meglio la mano, però vedete voi. Avete scelto i vostri concorrenti? Allora, venite qua due concorrenti. Inizia, no, no, qui, qui, va bene, dove eri, perfetto. Perché l'inquadratura è di qua e tu invece lì, perfetto, così. Così siete perfetti. Iniziano i delfini, anzi scusate, è davanti il Cattolica, sì, vero? E allora inizia il Cattolica. Quasi. Due. Tre, sono professionista te. Quattro. Cinque. Quante volte è rimasto in piedi? Una. Una. Quante volte è rimasta quasi in piedi? Tre. Almeno 3/4. Delfini. Quasi. Calma, calma, concentrati. Quattro. Ultimo per pareggiare. Non va. Non va abbracciato dai compagni perché porta 3 punti che valgono tanto per il Cattolica. Andiamo a vedere l'aggiornamento del punteggio perché era la penultima prova, 18-10, Cattolica che diventa irraggiungibile, però abbiamo l'ultima prova, la facciamo perché così potrete eventualmente avvicinarvi nel punteggio, insomma, almeno per finire con onore comunque avete fatto una bellissima semifinale. Allora, decima prova che è lo Scrabble. Terza prova di Scopri il Campione. Questa volta il nome è mischiato, le lettere sono mischiate, nome sopra, cognome sotto, mi dovete dire a chi corrispondono appunto queste lettere, a quale campione. Andiamo a vedere con la prima manche. Cattolica, no, si è prenotato. Ma lo fa. Cattolica si è prenotato, aspetta. Mauro Icardi. Mauro Icardi? Sì. È giusto. Allora, facciamo una prova pulsantiera. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Prova pulsantiera Cattolica. Allora, si è bloccata. Fermi un attimo. Non premette voi delfini. Regia, resettiamo la pulsantiera del Cattolica, vediamo. Ok, adesso ha suonato. Qui sentiamo il suono, non vediamo la luce, però l'importante è che ci sia il suono. Perfetto, quindi mi dite voi, regia, eventualmente se ci fosse qualche dubbio. Io provo a vedere anche da loro. Seconda manche. Cattolica. Lorenzo Insigne. Vediamo? Sì. È giusto, Lorenzo Insigne. Terza manche. Cattolica. Giuseppe Rossi. Siete una sentenza voi, eh? Ed è giusto. È giusto, andiamo a vedere l'aggiornamento finale perché insomma un Cattolica che ha preso il largo con gli ultimi giochi 21-10, quindi vince bene questa semifinale, complimenti, bravi, un applauso anche da parte dei delfini e un applauso del Cattolica ai delfini perché sono stati bravissimi e hanno fatto un bellissimo campionato televisivo. E allora adesso sapete come si chiude la nostra prova? No. Non ve lo ricordate? No. Allora ve lo dico io, adesso è la prova del tifo con il nostro coro finale, quindi io tifo. Allora, qui abbiamo anche il capo ultra che va a suggerire anche ai ragazzi quale può essere l'inno, uno della prima curva. Squadra. Iniziamo con i delfini e poi chiudiamo col Cattolica. Intanto ricordo che
a tutte le famiglie che hanno partecipato al nostro gioco. Per tutte le famiglie c'è gratuitamente da parte di Soluzione Acqua, che tra l'altro è sponsor anche del Cattolica, anche di questo gioco e del Cattolica Calcio in generale, un'analisi gratuita dell'acqua del valore di 70-80 euro, quindi un regalo molto interessante. Per i delfini comunque potete consolare con un biglietto gratuito per andare al cinema con i vostri genitori. Voi entrerete gratis al Cinepalace, alle Befane, quindi alle Multiplex Sala, alle Befane di Rimini, grazie alla sponsorizzazione di Giometti. Per voi questa sera non c'è niente, perché ci sarà, per le finaliste, ci sarà un premio finale, poi ci sarà anche la coppa per chi vincerà, però messo in palio da un altro sponsor che è Macro Store di Rimini. Ma consegneremo questi premi nella serata finale a cui siete invitati tutti, tutte le squadre, che tutte le società e tutte le scuole calcio ovviamente che hanno partecipato, e sarà i primi di giugno, martedì 4 giugno al Fronte Mare ci sarà, anzi scusate, il 12 giugno, perché sarà la seconda serata di calcio d'estate, il 12 giugno ci sarà la serata al Fronte Mare con tutti i settori giovanili, e lì ci sarà anche l'occasione per premiare chi vincerà questa prima edizione di Che Gioco il Calcio, e per presentare l'edizione 2018-2019. Ora, detto questo, siete pronti col coro delfini? Sentiamo. Soltamente dipendente, non so stare senza te. Bianca azzurro mi scorre nelle vene, forza delfini, ale ale. Bravissimi, bravi, bravi, vi faccio un applauso, bravi. E Capultra, bravi questi delfini, eh? Bel coro. Donati. Bravi, bravi. Approvo. Coordinati. Pronto Cattolica per festeggiare questo accesso alla finale. Ricordiamo, la prossima settimana, la finalissima tra Cattolica e... Chi ha vinto la finale? La semifinale precedente? Quella di ieri? La Polisportiva Junior Coriano, finale, quindi insieme a voi vedremo appunto questa sfida tra Cattolica e Polisportiva Junior Coriano la prossima settimana per l'ultima puntata di Che Gioco il Calcio. Chiudiamo con il vostro coro. Che bello è quando esco di casa per andare al rosario e a fare Cattolica. Bravissimi, bravissimi, grazie super tifoso, grazie mister Ceschi, grazie a tutti voi per aver partecipato. La settimana prossima quindi la finalissima di Che Gioco il Calcio con il Cattolica contro la Polisportiva Junior Coriano. Complimenti ai delfini, complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato. Ne approfitto anche per fare già da oggi un ringraziamento a tutte le scuole calcio che hanno aderito a questa nostra prima edizione. Era un po' una scommessa, insomma credo sia stata una scommessa vinta, e poi vi aspetto tutti il 12 al Fronte Mare e il 13 sui Caro TV per la nostra serata dedicata ai settori giovanili. Sigla, appuntamento alla settimana prossima con la finalissima. Il programma è stato offerto da Banca Malatestiana, Isol Casa, Soluzione Acqua.